Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Scarlatto. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo qui dopo aver affrontato il preside, che si è spacciato per Cassiopea, ma poi si è rivelato non essere Cassiopea. Però abbiamo avuto la conferma che sotto le mentite spoglie di Garrof era proprio il preside, ma noi lo avevamo già capito a inizio serie, quando l'abbiamo visto la prima volta. E come vedete, regà, mi sono messo a fare dei raid per portare un po' quasi vicino a Skeledridge, grosso modo, la squadra, così da non essere troppo sotto. Cioè, comunque lui è quasi al 70, però comunque sia loro erano al 40-44. Ho cercato di portarli un po' su e dovrebbe essere abbastanza equilibrata adesso, spero. Quindi adesso andiamo ad affrontare quella che dovrebbe essere Penny, penso, ormai dietro a Cassiopea. Quindi e raga, vi comunico che mi sono procurato il pad pro, in quanto il mio Joy-Con sinistro è andato a farsi benedire. Quindi dove vuoi andare? Al campo sportivo. Eccoci. Uchiha Gamer. Lo sapevo. Grazie di essere venuto. Otto, che sorpresa! Cioè, l'avevamo già intuito noi, regà. L'avevamo già intuito. Aspettate che regolo un attimo qua. Ok. Sorpreso, eh? Mica tanto. Eccoti svelata la vera identità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. L'idea dell'operazione Stardust mi è venuta dopo averti visto sbaragliare le reclute davanti alla scuola. Con le mie capacità, far sbucare dal nulla fiumi di CL è un gioco da ragazzi. Ho quindi pensato che offrendoteli come ricompensa avresti accettato di collaborare. Poi ti ho tenuto d'occhio fingendomi parte della squadra rifornimenti. Tutte le fatiche sono servite ad arrivare fino a qui. Se mi sconfiggi, il Team Star avrà chiuso. Definitivamente. Ma allo stesso tempo, una parte di me vuole che il Team Star continui ad esistere. Quindi non ho intenzione di farmi battere tanto facilmente. Siamo alla resa dei conti. Sei pronto? Sì. Ti ringrazio. Scusate l'attesa. La lettera di scuse per la professoressa Tai, ma volevo dire, i preparativi mi hanno portato via più tempo del previsto. Dalla voce deduco tu sia Garrof. Pen, anzi, dovrei dire Cassiopea. Proprio così. Avrei un compito da assegnare anche a te, Garrof. Voglio che tu riprenda ciò che sta per succedere. Userò il video per comunicare a tutti i membri del team l'esito della lotta. Va bene, ricevuto. Forse è il caso di presentarsi a dovere. Io sono l'arcicapo del Team Star, Cassiopea. O meglio, ancora, Penny. Inchinati di fronte alla potenza della fondatrice del Team Star. Ma noi l'avevamo già capito che si trattava di te.
Parte la sfida di Penny, Team Star. Umbreon. Skeledridge. Non ci andrò piano questa volta. Così vuole il codice del Team Star. Fuoco bomba. Occhi teneri. L'attacco di Skeledridge diminuisce, ma non abbastanza a quanto pare. Canzone ardente. Cavolo. Perfetto. Vaporeon cambia. Vaporeon. Vai, scarica. E vabbè, faglielo calare l'attacco. Già non ha un attacco altissimo. Se poi glielo abbassi pure. Due volte abbiamo attaccato. Benissimo. Idropompa. Urca. Ok. Che è Flareon? Cioè cambia. Dragonair. Ok. Perfetto. Surf. Fuoco carica. Cavolo. Surf. Però Dragonair, porca vacca, se sei lento. O è il suo Flareon troppo veloce. Guarda che sei veramente furbo. Flareon, vai, fuoco contro fuoco. Aeroassalto. Ti sei fatto male da sola, fuori di usare corpo nitrocarica lì. No, fuoco carica, neanche nitrocarica. Gallade, Jolteon, cambia. Paumot. Elettro contro elettro, dai, vieni. Fossa. Grazie. Continua ad usare i tuoi attacchi elettrici che me la che mi ricarichi Paumot. Eh no. Olle. Fossa ancora. Ah. Speravo che mi facesse un altro tuono. Però vabbè, ormai è finita. Boom, ciao Jolteon. Salutaci. Ok, 60 per Leafeon. Ok. Vieni fuori Armarouge. Perfetto. Lancia fiamme.
shottata. Ok, è Sylveon. Ora capisco come hai fatto a battere tutti i capibanda. Nitrocarica. Terra cristallizzati, brilla lucente come le stelle e diventa ciò che sei sempre stato. Palla ombra. Ottimo. Vasta energia. Va bene, va bene, va bene. Vieni fuori, Gallade. Folletto contro folletto. Magibrillio. Però non gli tolgo un cacchio. Il mio Pokémon ti ridurrà in polvere di stelle e si prenderà la sua rivincita. Forza lunare. Cacchio, la mossa più forte di tipo folletto. Grazie. Ah, l'acciaio è super... è vero, il tipo acciaio. Vieni fuori, Talonflame. Vai all'acciaio. Buono così. Bravo che hai resistito. Ancora all'acciaio. Perfetto. È finita. È finita, ragazzi. È ora di chiudere questa storia. Chiudere? Non avrei sul serio intenzione di sciogliere il Team Star. Ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione Star. Beh, abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola. Non siamo certo passati inosservati. Però in fin dei conti non ci sono state né zuffe né altro, no? Ci limitammo a dichiarare la nostra ferma disposizione a lottare se le vili angherie non fossero imminentemente cessate. Non una goccia di sangue macchiò la nostra vittoria. Beh, del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare. Forse se la sono fatta sotto al solo vederci. Vero. Ma poi se la sono data tutti a gambe levate, a gambe levate, causando un gran scalpore. La situazione ci è sfuggita di mano. Non c'è speranza che la possiamo che la passiamo liscia. Già, pensandoci bene, la situazione non è delle migliori. Penserò io a sistemare tutto. Ehi, che vuoi dire? Ho creato io il Team Star e sempre io vi ho coinvolti. Per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto.
Arcicapo. I bulli sono una cosa del passato ormai. È ora che torniate a scuola. E tu che farai? Io non posso tornare. E perché mai? Non hai più motivo di chiuderti in casa, no? L'unica cosa che posso fare è ringraziarvi. Grazie per essere stati così gentili con me, pur non essendoci mai incontrati di persona. Un momento, Arcicapo, sembra quasi che tu stia dicendo addio. Sembra quasi che tu ci stia dicendo addio. Il dovere mi chiama. C'è qualcosa che non puoi dirci? C'è qualcosa che non puoi dirci? Insomma, Arcicapo! Addio e grazie di tutto. Grazie, Uchika Gamer. Garof, sono contento di aver visto la conclusione di questa storia. Per me il Team Star ormai è la fi... Attenda una... Cioè, aspetta un secondo. Volevo chiarire una cosa. Cosa? Perché tu sei l'arcicapo e hai pianificato l'operazione Stardust? Perché avevo chiesto al team di sciogliersi, ma nessuno ha mai... mi ha mai ascoltata. Perché non gliel'hai ordinato? Si chiede, ma non si ordina. È una regola del team. Regole, eh? Quindi anche i capibanda tenevano alle regole. È per questo che ho pensato di sfruttarle per far sciogliere il team. Vuoi dire che se fosse stato previsto dalle regole avrebbero abbandonato? Sì, secondo le regole dovevano lottare. E da questo viene l'operazione Stardust? Cassiopea, c'è un'ultima cosa che voglio chiederti. Il Team Star, anzi, i tuoi compagni di team, cosa sono per te? Loro sono... il mio tesoro più prezioso. Raga, quasi mi commuovo. Splendido! Ritengo di aver compreso appieno la situazione, cara Penny. Eh? C'è una questione che vorrei discutere con lei, mia giovane Penny. Perché mi dà del lei? Mi dai del lei? Che ti prende? Mi metti ansia. Ma certo, prima è opportuno rivelare la mia vera identità. Ia! Preside? Così come Cassiopea era in realtà Penny, Garof era in realtà Clavel. Ma perché? Per poter parlare da pari a pari con i membri del Team Star. Ho pensato che se gli studenti non si confidano con i propri insegnanti, tantomeno l'avrebbero fatto con il loro preside. E per questo che si è travestito? Poi non capisco la scelta della parrucca. Cough cough. Bene, direi che potete uscire allo scoperto ora. Eh? Ci si rivede, Arcicapo. Romy. E in realtà non si è mai visti prima, non sapevamo neanche il tuo vero nome. Prunetta. Contemplare il volto dell'arcicapo per la prima volta è un immenso privilegio per le mie pupille. Enzo. Quindi il tuo vero nome è Penny, giusto? Come te la sei passata? Orti.
Finalmente ci incontriamo. Ero molto preoccupata per te. Nespi. Ok, 3, 2, 1. Astra la vista. Dunque, giovane Penny e giovani capibanda. Mi rivolgo al Team Star in qualità di rappresentante dell'intera accademia. Vi porgo le mie più sentite scuse. Eh? Come preside dell'accademia, considero questo uno dei più gravi errori della mia vita. Eh? Ho saputo i motivi della creazione del Team Star e del comportamento di voi capibanda. L'accademia priva di bullismo che ho visto dopo aver accettato il mio incarico era il premio conquistato dalla vostra tristezza, dalla vostra rabbia e dal vostro coraggio. Vengo subito alle conclusioni. L'ordine di scioglimento del Team Star, nonché l'invito ai suoi membri a lasciare la scuola, sono revocati con effetto immediato. Cioè vuol dire che... Ebbene sì, lo scioglimento del Team Star non è più necessario. Sì, Penny, hai visto? D'ora in poi possiamo stare sempre insieme. Mai giunse alle mie orecchie notizia più gioiosa, più gaudiosa. Che cazzo di italiano però, gaudiosa. Però io vi ho traditi. L'operazione Stardust, dici? Ce ne ha parlato il preside Clavel. E l'hai fatto perché eri preoccupata per noi, no? Restando nel team, rischiavamo di venire buttati fuori dalla scuola. Già, mica ci saremmo sciolti solo perché ce lo diceva qualcuno. Non è da noi. Possiamo soltanto immaginare la profondità del tuo affetto per noi, nobile Penny. Ci dispiace di averti dato dei pensieri. Non serve più che ti preoccupi per noi. Però... Permettetemi di continuare. Ritirerò l'ordine di scioglimento del Team Star, come vi avevo accennato. Tuttavia, il Team Star è responsabile di una lunga serie di malefatte. Continue assenze ingiustificate, alterazioni alle uniformi della scuola, sottrazione di mobilio di proprietà dell'accademia, alterazioni ai Pokémon cavalcatura e organizzazione di corse, eccetera, eccetera, eccetera. Simili infrazioni al regolamento studentesco non possono essere ignorate. Pertanto, la vostra punizione sarà svolgere attività di volontariato. Volontariato? Sì, vorrei affidare al Team Star la gestione del CAS. C-A-S. Per cosa sta? Centro Allenamento Star. È un nuovo gruppo di strutture dedicate alla preparazione degli allenatori, istituito dalla nostra accademia e dalla Lega Pokémon. L'idea mi è venuta osservando le incursioni di Uchiha Gamer nelle vostre basi. Le strategie di lotta e le basi del Team Star sono uniche ed esprimono grande creatività. Perciò, le basi resteranno come strutture per gli allenamenti e il Team Star proseguirà le sue attività come staff del CAS. Da parte mia è tutto. Ci sono domande?
Sembra divertente. E ci guadagneremo tutti, però. So che detto da noi ti sembra strano, ma proviamoci insieme, Penny. Precisamente, nobile Penny, vorremmo che ti unissi a noi. Andremo anche a scuola insieme. Se succede qualcosa, ti difendiamo noi. Ne abbiamo parlato fra di noi e pensiamo che non sarebbe male andare a scuola continuando a far parte del Team Star. Non ti va? Ragazzi, Uchika Gamer, tu cosa ne pensi? È una buona idea. No, non è necessario che decida subito. Rifletta pure con tutta calma che le serve, con tutta la calma che le serve. Per il momento limitiamoci a sciogliere non il Team Star, ma l'assemblea odierna. Giovane Uchika Gamer, più tardi potrebbe gentilmente passare in presidenza? Ok. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui con la visita al preside nel suo ufficio. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.